Tu sei un prete che praticamente oggi si occupa di migranti e sei nato in una famiglia di migranti e tra l'altro a 3 anni e mezzo, se non sbaglio, hai sperimentato la clandestinità, quindi sono cose che ti sono entrate nel sangue già da bambino. Esatto, e 3 anni e mezzo ho emigrato in Svizzera e lì c'era e c'è ancora il fatto che lo stagionale non può portare con sé la famiglia. Mio padre, la famiglia giovane che stava nascendo, ha detto: ma non è bene che cresca così. E allora ci ha portati tutti su, a me, mia mamma e mia sorellina. E per 1 anno e mezzo abbiamo fatto i clandestini. Poi siamo usciti di casa perché stavamo sempre molto dentro. E abbiamo scoperto la Svizzera che ci trattava un po' male, diciamo. Ci chiamavano Sauciincali, porci zingari, erano italiani, e altre cose che non sto lì a raccontare. E quindi non mi sono mai sentito molto di casa all'inizio a Basilea, in Svizzera. Quando in vacanza andavamo giù in Sicilia, ci chiamavano i frustini, i forestieri. Quindi casa mia non è qui, non è lì, forse è in treno, forse andare su giù. E poi in Germania mi scambiavano per un curdo e lì con i curdi e i turchi che sono un po' in tensione e pensavano fossi un po' pericoloso, la polizia mi fermava. E a Roma i marocchini mi salutavano in arabo ed è successo tante volte che mi hanno scambiato per marocchino a bambini che volevano giocare con me, parlavano in arabo. Io sono un po' dispiaciuto di non sapere questa bella lingua. Comunque, in Beh, Aston. Sudafrica finalmente. Sì, parla del Sudafrica, Dimmi. scusa, sì, dimmi, Sudafrica finalmente. Sudafrica ha detto: adesso qui sono veramente straniero, no? Qui ho chiesto permesso di soggiorno, ho fatto tutta la trafila e lì mi scambiano per un colored, un colorato. In Mozambico ho detto: mo sono un bianco, no, non ci credevano fossi italiano, dicevano che ero del Maghreb. È sempre successo così, quando c'è un regime razzista dove la razza diventa un criterio di scelta di persone, separazione, il meticcio è lì che non si sa bene che cos'è e viene scartato da uno e dall'altro poi. Comunque sta Senti, però a facendo questo passi avanti punto, la visto che ti Sudafrica hanno adesso. scambiato per curdo, di tutto di più, adesso mi devi raccontare una bella esperienza. Insomma, a un certo punto ti hanno scambiato per un barbone e Armando, una persona incontrata così, ha incominciato a dirti delle cose che sembrava quasi lui il Sì. prete dei migranti e tu il senzatetto. Il mio primo anno di sacerdozio l'ho fatto in una parrocchia a Roma, Santissimo Redentore Valmelaina, e lì c'è la mensa dei poveri, tutto l'anno, tutti i giorni fanno il pranzo e sotto Natale, questo periodo quindi, e la domenica invitano anche la gente della parrocchia. E allora a me, i giovani preti, mi fanno celebrare la prima messa e poi mi incammino verso la mensa che è lì a una cinquantina di metri. Arrivo lì vicino e pensano fossi anch'io un senza dimora, un barbone, e mi mettono a sedere vicino dove sono i tavoli di plastica con le sedie di plastica, i piatti di plastica, i bicchieri di plastica, le posate di plastica, quando in fondo c'era il tavolo riservato ai sacerdoti, no? Con i piatti di ceramica, i bicchieri di cristallo, cristallo non penso, ma di vetro. Ebbene, arriva la gente, comincia a sedere anche a fianco a me e si siedono dei barboni a fianco a me, no? Invece, quando sono arrivati i sacerdoti, parroco, così con un vescovo venuto dal Vaticano, non so, non ricordo neanche chi era, si sono messi in fondo, io sono rimasto lì con loro e mi sono proprio compiaciuto di quell'evento. Armando, tra le varie cose che mi raccontava della sua vita, mi diceva: vedi, io non ho niente, non posseggo una casa, non ho una macchina, non ho solo quello che mi addosso a me è questo sacchettino qua. E il fatto che non ho niente, tutto mi sembra essere mio. Villa Borghese è mia, ogni volta che voglio andarci vado e sto lì. E quando la sera esco, sono i guardiani che sono i miei dipendenti che mettono a posto, puliscono, così il giorno dopo ritrovo tutto in ordine. E poi ti ha E detto: poi senti a diceva, me, tu sei giovane. e poi mandano via i barboni dalla villa e poi chiudono il cancello. E poi ti hanno detto: E poi senti a mi me, diceva un'altra cosa molto importante, scusa Maurizio, prego. mi diceva: senti a me, tu sei giovane. Cercati una ragazza del paese tuo, sposatela e metti la testa a posto, se no diventi come a me. Guarda come mi sono ridotto io, fallo mentre sei in tempo. Me, vedere uno di loro che mi dà i consigli per la vita è stata una delle più belle preparazioni a Natale che ho vissuto.